Domenica si aspetta una partita bella e difficile. L'Empoli è una squadra che è composta da giocatori forti che è stata costruita per vincere. Noi andremo lì con tanta voglia di dimostrare di fare bene. Abbiamo lavorato tanto in questo ritiro, siamo bene, è una squadra quasi tutta nuova, quindi ci stiamo conoscendo e credo che stiamo andando avanti a passo spedito. Come sta proseguendo questa marcia di avvicinamento appunto al campionato? Una crescita graduale come è giusto che sia nel calcio d'estate ad agosto? Sì, gradualmente ci sono i carichi di lavoro, quindi ancora non si possono vedere delle grandi giocate che comunque proviamo in allenamento. Domenica cercheremo di mettere in pratica ciò che il mister ci dice in settimana, cercando di farlo con più intensità e con più determinazione. Questo anche il periodo del mercato non ti riguarda direttamente, però ci sono dei giocatori che potrebbero andare via e altri che dovrebbero arrivare. Ma sì, questo è il periodo di mercato, se devono arrivare giocatori forti, ben vengono, noi siamo contenti, devono sapere perché arrivano in un gruppo che lavora tanto, lavora bene, quindi i giocatori forti che arrivano si devono adeguare a questa mentalità, perché questa è la mentalità che il mister ha cercato di inculcare a questa squadra. Da giocatore esperto ti chiedo come stai vedendo come allenatore Luciano Zauri alla prima esperienza su una panchina di una squadra professionistica. Ma prima che l'allenatore è un amico Luciano, quindi dal mio punto di vista sta facendo molto bene, perché comunque ha dei concetti di gioco buoni, ha delle trame di gioco positive, ci dice di stare sempre corti e sempre aggressivi, e queste sono caratteristiche importanti per far sì che il sabato fa delle partite importanti. Alessandro Bruno è pronto anche nella prossima stagione a ritagliarsi il suo spazio uomo spogliatoio, soprattutto. Ma io sono a disposizione del mister, qualsiasi cosa voglia fare il mister io sono a disposizione, io lavoro sempre con dedizione, volontà e cerco di farmi trovare sempre pronto.